Le storie di tre intellettuali colpiti tutti e tre dal terremoto, uno abruzzese, Ignazio Silone, terremoto di Avezzano, Benedetto Croce, terremoto di Ischia, Gaetano Salvemini, terremoto di Messina, tutti e tre colpiti duramente dal terremoto e tutti e tre hanno reagito, hanno fatto una grande vita. Ecco, il tema del libro è essenzialmente questo: come fare buon uso delle nostre rovine. E quindi questo è anche un invito agli aquilani che sono stati appunto, diciamo, colpiti da una grande sciagura, a diventare ancora di più una città bellissima, accogliente, operosa, proprio perché ferita. La parola tremore è una delle più ricorrenti del libro, il tremore appunto che viene dal basso, che produce terremoti, il tremore della precarietà che ognuno di noi si porta dietro. Quindi è un libro sulla fragilità dei luoghi e delle persone, scritto in un momento in cui appunto per colpa della pandemia tutti hanno percepito l'estrema precarietà della nostra vita. Io dico di più, non c'era bisogno della pandemia per scoprire che essere vivi essenzialmente significa essere in pericolo. Intanto la cosa curiosa è che molti, me compreso, usano questa parola comunità, che quando c'era la comunità questa parola non veniva usata, no? Quindi proprio è un segno che a volte le parole vanno a colmare un vuoto. Io sento proprio sulla mia pelle il disfacimento quotidiano della comunità, perché anche quando vediamo, diciamo, assembramenti di persone, sono appunto piccole folle, ma non è comunità, no? Sono solitari che stanno insieme. Per comunità io intendo relazioni tra persone e con un luogo e anche con la natura, con le cose, insomma, non è facile. Quando si spezzano certi fili non si ritrovano facilmente. La via comunque per certi aspetti è più complicata nelle grandi città, perciò io insisto sui paesi, dove almeno c'è la memoria di questa comunità e quindi in qualche modo secondo me si può riattivare. Quindi io sono fiducioso che nei prossimi anni tornerà un po' il sentimento del noi piuttosto che quello dell'io, che imperversa ormai da qualche decennio. Il problema è che l'Italia soffre di una sorta di miopia geografica. Pur essendo una nazione fatta in gran parte di paesi e di montagne, non ha mai avuto negli ultimi decenni politiche orientate ai paesi e alle montagne, come se fossero queste zone non esistessero praticamente. E quindi è quasi miracoloso la resistenza di questi luoghi. Spesso si enfatizza appunto lo spopolamento, ma io enfatizzerei anche la resistenza, cioè i paesi nonostante tutto ci sono ancora e le montagne ancora di più. Quindi secondo me nei prossimi anni, se ci saranno delle politiche che accompagneranno una naturale tendenza di ritorno ai paesi, alle montagne, rafforzata anche secondo me dalla pandemia, ecco, se questa tendenza è naturale, proprio questo ciclo storico che vede un ritorno ai paesi viene accompagnato con convinzione dalla politica, secondo me in pochi decenni noi possiamo assistere a quello che io chiamo nuovo umanesimo delle montagne, cioè addirittura ci potrebbe essere proprio una fioritura che oggi manco riusciamo a immaginare.